una conferenza stampa che è servita anche a spiegare la posizione dei sindacati in merito alla petizione popolare avviata proprio negli ultimi giorni. Voi avete ritenuto opportuno di non aderire perché pensate che si debba subito passare alla seconda fase, quella cioè che investe le autorità politiche della questione Terme. Sì, in effetti confermo la sua ipotesi. Praticamente noi già proveniamo da un'esperienza a suo tempo quando fu fatta per Roccoforte, per la legge sul golf, e lì abbiamo capito praticamente che nonostante le 7.000 firme, sempre diciamo condivisibili, perché in effetti quando la richiesta viene dalla base, cioè dal cittadino, è sempre una cosa favorevole, ma appunto grazie a quell'esperienza dove nella giornata finale praticamente abbiamo visto che la piazza Angelo Scandaliato era effettivamente semivuota, allora quello ci ha messo, diciamo così, ci ha fatto riflettere su quello che può essere la raccolta delle firme per fini diciamo di un certo tipo. Ecco, il certo tipo sta in questi termini, cioè l'azienda delle Terme, che è ha rappresentato il fiore all'occhiello della città negli anni 70, 80 e 90, praticamente oggi si ritrova ad essere quasi demolita perché non trova più spazio all'interno di un mercato, non trova più spazio per il fatto che non c'è a livello regionale questa volontà politica di determinarne il suo futuro. Bene, noi in questo senso abbandoniamo quello che è ripeto sempre diciamo in modo positivo che lo facciano le associazioni, ma noi riteniamo di dover andare già subito al sodo, e in questo senso noi riteniamo di dover fare una sorta di task force proprio sul quello che, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, per quanto riguarda la fine che dovrà fare insomma le Terme. In questo senso solleciteremo puntualmente l'amministrazione comunale nella figura del sindaco e anche diciamo il governo regionale, perché da questi devono provenire quelle che sono le soluzioni finali affinché le Terme ritornino ad essere rilanciate nel mercato e quindi anche risollevare le sorti dell'economia del paese. Raimondo Brucculeri, i sindacati hanno presentato stamane questo percorso che intendono portare avanti per affrontare la questione Terme. Voi chiedete sostanzialmente alla politica, a livello locale, regionale, di spiegare cosa si vuole fare delle Terme di Sciacca. Ma più che spiegare, anche arrivare a una soluzione. Non si può lasciare un'azienda come delle Terme di Sciacca alla deriva per mancanza di idee chiare e soprattutto per mancanza di una classe politica che ritengo da ambe le parti, con responsabilità maggiore naturalmente per chi ha governato sia la provincia sia la regione e chi ha governato pure la città di Sciacca, in cui si è stato insensibile su un patrimonio, un gioiello di famiglia di Sciacca, che ci potrebbe permettere di avere un rilancio occupazionale in termini di lavoro e anche economico, di un'economia che si muove. Che cosa chiedete al sindaco e alle forze politiche? Noi al sindaco chiediamo di sciogliere questa sua dicotomia, di essere rappresentante della città, quindi sindaco di Sciacca, e contemporaneamente essere uomo di partito, di scegliere rispetto a un'elezione che l'ha visto vincere a rappresentare questa città, rappresentarla al meglio e scegliere di essere rappresentante della città, non uomo di partito, e quindi succube da parte delle scelte che vengono fatte da parte di una classe di governo che fino adesso ha governato questa regione. E subito chiedete un incontro ai vertici della regione, al governo regionale? Ma noi lo chiediamo, però siamo organizzazione sindacale, è chiaro che questo incontro dovrebbe chiedere chi ha un ruolo di primo cittadino che deve rappresentare questa città, la deve rappresentare tutta insieme, lo chiediamo alle forze politiche, lo chiediamo alla deputazione, noi faremo questa nostra parte a sollecitare chi ha il compito istituzionale a fare il proprio dovere. Michele Catanzaro della CGIL, voi stamane avete parlato dell'esigenza di arrivare ad un tavolo tecnico che metta assieme la politica locale e regionale. Sì, perché data la situazione grave e disastrosa delle Terme, a questo punto noi come organizzazione sindacale chiederemo
al governo regionale innanzitutto e all'amministrazione, al sindaco, all'amministrazione comunale, che ci dicano cosa vogliono fare per Sciacca, quale piano industriale, quale sarà il processo di privatizzazione, cioè la prospettiva di questa azienda che diventi, come azienda termale, così come in tutti gli altri centri dove ci sono le terme, momento di ricchezza e di sviluppo e non di abbandono come è qui a Sciacca. Si parla anche dell'ipotesi di uno sciopero generale? Sì, noi come organizzazioni sindacali paventiamo anche la possibilità di arrivare a uno sciopero generale ove la politica, ove gli organi istituzionali non ci diano le risposte e le soluzioni adeguate al problema della grave crisi delle terme. Sciopero generale che è chiaro che investirà a questo punto non solo il problema delle terme, ma il problema dello sviluppo turistico, il problema di superare lo stato di grave abbandono in cui oggi la città è mantenuta. Pietro Mistretta, rappresentanza dell'associazione Altra Sciacca, questa mattina presente alla conferenza stampa per ribadire le ragioni che vi hanno spinto a non sostenere, comunque non partecipare alla petizione popolare. Voi intravedete sostanzialmente un altro percorso? Sì, non sostenere non è una cosa corretta. Noi vogliamo fare la raccolta delle firme perché riteniamo che coinvolgere la gente sia sempre importante, però per le condizioni che attualmente sono di degrado delle terme, quasi il blocco totale, noi riteniamo che dobbiamo fare un'azione forte. Una delle azioni forti che noi proponiamo è quella di chiedere immediatamente l'azzeramento del CDA, perché non ha nessuna funzione, ha un costo enorme sulle casse delle terme stesse e che evidentemente non porta nessuna, diciamo, utilità. Via i politici dalle terme di Sciacca, l'hai detto stamattina. Certo, noi vogliamo che i politici vadano via, non la politica vada via, i politici, nel senso che vengano indicate delle persone che abbiano un ruolo e abbiano delle competenze e che portano dei risultati, altrimenti anche questi vadano a casa. Una cosa che mi preme così sottolineare è che noi abbiamo come Comune di Sciacca un nostro rappresentante, il quale non è stato mai coinvolto, quantomeno per dire come vanno le cose, dove si trovano, diciamo, attualmente le terme come società per azioni. E una cosa importante è quella di capire finalmente, ma esiste un piano industriale? Qualcuno l'ha visto, ce lo vogliono far vedere? O se c'è un progetto da parte del Presidente Lombardo di riformulare la questione terme, ce lo vogliono dire prima o soltanto a cose fatte?